Questa mattina all'Aquarius Gianfranco Valente si presenta alla comunità ribaronisti e si presenta la sua candidatura come sindaco. Da dove nasce la volontà di candidarsi a sindaco ribaronisti? Ma è una volontà comune, non mia personale, non è partita da me l'idea, ma il coinvolgimento di tantissime persone, anche organismi, organizzazioni, forze politiche sul territorio di Baronissi, che evidentemente hanno ritenuto così nella mia persona di individuare chi potesse guidare, accompagnare senza scelte paternalistiche evidentemente questo processo di grande trasformazione e di rinnovamento nel segno della discontinuità che deve accompagnare la nostra città. È questo l'idea e la risposta che viene da questa settimana di interlocuzioni. Io credo che si possa coinvolgere fino in fondo i tanti cittadini di Baronissi, la maggior parte che vivono una condizione, chi per un verso, chi per un altro, di assoluto degrado, sentendosi esclusi dalle decisioni, dalle scelte, ma anche dalla considerazione dell'amministrazione e di chi governa. E credo che se il cittadino non è al centro dell'azione politica, non è al centro dell'azione, se non viene così coinvolto nelle scelte, non c'è democrazia, non c'è libertà, non ci può essere sviluppo. La fase calante, gravemente calante della città di Baronissi ci ha indotto ad accettare questa sfida e credo che la nostra sfida maggiore sarà quella di farci accompagnare dai cittadini ai quali dobbiamo far comprendere il nostro messaggio. Una sfida che comunque prevede un programma ben dettagliato e definito. Quali sono i punti cardini su cui si fonda e si poggia il programma elettorale? Avvicinare il cittadino alla buona amministrazione, al buon governo della città, senza azioni paternalistiche. Tutti contribuiscano a decidere del proprio futuro, del futuro dei propri figli. Lavoreremo col bilancio sociale, analizzando giorno per giorno e le esigenze dei cittadini e tramutando in azioni e anche in investimenti di risorse finanziarie quelle che sono le necessità. Lavoreremo senza avere benefit, senza consulenze, quei danari che sono stati così impegnati dall'amministrazione comunale di Baronissi, proveremo ad utilizzarli per abbassare l'imposizione fiscale sulla casa o ad investire per strutture sportive per i ragazzi o centri di aggregazione per le persone più anziane.